Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Buon governo nuovo e in bocca al lupo, come si suol dire. Siete in tantissimi anche oggi. Andiamo subito a vedere se oggi si crea il classico buy on rumors, sell on news. Dico subito che io mi accontento e ho appena chiuso le ultime due posizioni che avevo sul mercato. Non perché la componente tecnico-grafica lo indicasse, tutt'altro, il mercato rimane positivamente orientato verso l'alto. Però diciamo che in questo momento la dinamica emotiva è preponderante, a me non piace lavorare in situazioni di questo tipo, quindi tendo ad essere molto conservativo. Poi, come sempre, pronti a cambiare idea qualora fosse una view sbagliata. Vi dicevo di Piazza Affari che parte ovviamente di buzzo buono, come si suol dire, più 1,55. Brillano le banche che sono quelle che indirettamente andranno poi a beneficiare sicuramente di questa ritrovata stabilità. Bravo Luca, si vende, si guadagna e non ci si pente. Peraltro Luca, il tuo motto lo sposo in pieno. Se mi devo pentire di un 25% di performance senza usare leva finanziaria, solo sulle blue chips italiane, onestamente io non so che cosa posso volere di più dalla vita. Quindi avanti, avanti, avanti così. Non mi piace questo governo, lo sapete, non piace a tanti, però se è vero che la parola deve essere data al popolo, il popolo in una forma un po', come dire, particolare si è espresso attraverso la piattaforma Rousseau, quantomeno abbiamo tutti imparato come si scrive e come si legge Rousseau, quindi è cultura che si fa strada nel cittadino italiano. E tant'è, vedremo. La cosa positiva, devo dire subito, e poi chiudo con questa chiosa sulla parte politica, è che mi sembra che una volta tanto, al di là delle tanto sbandierate, come dire, forme di indipendenza politica, questo governo apparentemente parte con l'idea di mettere dei tecnici a lavorare e questo sicuramente può essere un aspetto positivo. Quindi vedremo, sono molto speranzoso barra fiducioso e mi sembra che questo concetto di speranzoso barra fiducioso abbia un po' fatto breccia anche nei mercati. Sarà vero che è un governo ben visto dall'establishment europeo, ma d'altra parte noi ci dobbiamo confrontare con i mercati, non possiamo fare finta che non esistano. È bello dire lo spread sale perché ve ne fregate di che cosa dice la comunità europea, poi però quando facciamo un governo che è ben accetto alla stessa e lo spread, eccolo qua, come vedete, sprofonda e facciamo finta che questo non esista. No, questo è un aspetto sicuramente positivo per noi operatori economici, è un aspetto che potrebbe darci dei benefici, ce li prendiamo e cerchiamo, come si suol dire, di approfittarne senza scadere nel tifo politico che non ci deve riguardare nella quotidiana attività di trading. Questa è la dinamica in atto sullo spread. Come vedete, siamo arrivati in area 149. Non so se questo canale che ho disegnato ha una valenza, di fatto, però questa è la struttura portante del momento, allargando il raggio di osservazione. Evidentemente si può fare ancora tanta strada, speriamo che venga fatta, perché no? Perché la nostra zona di stabilizzazione, diciamo il range medio su cui abbiamo traccheggiato per diversi anni, è in area 100, 125-150, ci stiamo riportando in quella zona e quindi, ripeto, facciamo il tifo assolutamente in tal senso, perché non guasta. Abbiamo appena iniziato, Max, quindi non abbiamo parlato di nulla. Sono in diretta da pochi secondi, quindi avremo tempo e modo anche per il Bund. Però mi sembrava doveroso evidenziare questo bel arretramento in senso positivo dello spread Bund BTP. Come sappiamo, ci sono diverse concause, anche i titoli obbligazionari tedeschi, insomma, contribuiscono nel darci dei benefici, ci fanno respirare un attimo. Però, tant'è, questa è una buona notizia ed è giusto enfatizzarla, barra evidenziarla. Buone notizie anche sul fronte occidentale, nel senso che appunto il FTSE MIB, come vedete, ha abbandonato oramai in maniera netta, secca, direi assolutamente chiara l'area dei 21.000 punti, che era un po' un ostacolo che abbiamo monitorato a lungo negli ultimi tempi. Da allora in poi i rumors sul governo si sono fatti sempre più consistenti. Ieri stabilizzazione, direi in linea con gli altri listini, in area 21,4, 21,450. Stamattina apertura in gap up e come vedete dal mio grafico, oggettivamente se continuo a ragionare, non vedo perché dovrei cambiare, in termini squisitamente grafici, addirittura la finestra rialzista
potrebbe spingersi verso area 22.500 punti. Quindi work in progress, non ci facciamo distrarre, osserviamo, valuteremo day by day, minuto per minuto, le eventuali evoluzioni della situazione. Tiziano scrive, il MIB sale, il mondo va alla rovescia, ma non credo, Tiziano, oggettivamente il mercato premia delle scelte che sono coerenti con quello che l'establishment cerca, stabilità, non cambi di rotta, eccetera, eccetera. Quindi quello che sta succedendo potrebbe non piacere da un punto di vista squisitamente di fede politica, ma dal punto di vista squisitamente pratico, economico, ci sta tutto e, ripeto e ribadisco, non dobbiamo commettere l'errore di ignorarlo. Quindi non ci facciamo trasportare dal tifo politico e guardiamo invece al dato reale. Può non piacere come e cosa è successo, ma di fatto è un qualcosa che il mercato apprezza e noi viviamo di mercati e non di favole. Detto ciò, direi di andare a vedere anche la dinamica Bund in leggero arretramento, un Bund che presenta sul lungo termine una logica divergenziale abbastanza persistente. Ribadisco l'idea che questa logica divergenziale dovrebbe potrebbe portare il Bund in un'area touch tipo 175,65, quindi sulla prima area supportiva. Non credo onestamente ci siano gli elementi congiunturali e macroeconomici per chiamare un'inversione più profonda. Poi se arriva, ve lo auguro, so che molti di voi sono ribassisti sul Bund, io lo guardo e continuo a guardarlo solo come una variabile macroeconomica, e in questo momento questa variabile sembra anche, come dire, supportare l'idea di un mercato bullish, perché al di là della divergenza ribassista c'è anche stato un perfetto doppio massimo. Non trascuriamo, ripeto, molte volte nel fare il tifo si trascurano queste evidenze tecnico-grafiche ed è un errore madornale, perché poi se si perde il passo con il mercato non ci si riesce più a rientrare. Ripeto, ribadisco, il Bund potrebbe, dovrebbe correggere, anche il doppio massimo è lì a simboleggiare una potenziale figura di inversione. Quanto possa essere profonda questa inversione non lo so. Per quanto riguarda l'idea di divergenza, al di là di quella che già vedete su dinamica daily, è però direi decisamente più evidente la divergenza di cui vi parlo su dinamica settimanale, e soprattutto su dinamica settimanale, sempre grafico del Bund, è altresì evidente quanto spazio correttivo ci possa eventualmente essere. Ripeto, ribadisco, valuto questo spazio correttivo non con finalità operative, lo valuto per finalità, o meglio per un'eventuale correlazione col contesto intermarket. Il Bund è un bene rifugio, se quindi dovesse arretrare evidentemente i mercati azionari, piaccia o meno, dovrebbero continuare ad accelerare. Ieri fra le altre cose c'è stata una chiusura molto negativa di Wall Street, lo sapete, dati manufatturieri non brillantissimi, e a quanto pare il mercato ha assorbito anche questo, e questo è sicuramente sintomo di un mercato bullish. Quindi non facciamoci, lo ripeto e lo dico a voce alta, in primis a sottoscritto, non ci facciamo come dire distrarre da quello che può essere un gradimento politico o meno di quello che sta succedendo, perché nel fare soldi questo ha scarsissima importanza, o meglio, va completamente, come dire, ignorato. I grafici parlano, e i grafici in questo momento chiamano il bullish, tant'è che io mi sono già pentito delle liquidazioni pre-webinar di Azimut e Biper, perché vedo che continuano giustamente, direi coerentemente, a salire. Ma ripeto, questo è un altro paio di maniche, e lo vedremo minuto per minuto. Io mi tengo strettissimo il differenziale di rendimento che ho con l'indice. Ad oggi l'indice, da quando ho iniziato con il servizio segnale azionario, segna un meno 5, io sono al più 24,95. Onestamente non vedo gli elementi per essere, come dire, insoddisfatto. Il differenziale di rendimento rimane su 30 punti percentuali e credo che nessun fondo comune di investimento oggi possa vantare un overperformance di questo tipo. Si può poi ragionare sul Tobin, sulla leva finanziaria e quant'altro, possiamo fare ragionamenti tutta la vita su questo tipo di valutazione, approfondimento, ma il risultato in sé per sé mi sembra davvero molto soddisfacente e meritevole di attenzione. D'altra parte devo dire, devo riconoscere che le persone continuano ad abbonarsi,
Quindi il numero dei followers di questo modello di intervento sui mercati basato massivamente sulle divergenze è in crescita e questo è, direi, la migliore testimonianza, meglio di un equity line, di quanto il lavoro venga apprezzato. Max mi dice giustamente che sia doveroso, e ci vado subito a bomba, guardare il FTSE bancario. Sono d'accordissimo con te, Max, eccolo qua. Anche in questo caso riconoscerete il fatto che l'innesco rialzista è arrivato con una bella logica divergenziale, quindi puro, graficamente parlando. C'è da dire che con l'apertura in gap up di oggi le banche si riportano, direi, quasi millimetricamente, il che, insomma, come dire, qualche forma di prudenza la fa nascere, si portano sotto resistenza. L'ostacolo successivo, qualora anche questo tappo resistenziale saltasse, non è da escludere, anche se l'ipercomprato di breve è molto, molto consistente, l'ostacolo successivo, inteso come resistenza, è molto lontano, quindi lascerebbe dei margini di apprezzamento del mercato non indifferenti, perché a quel punto ragioneremmo di area 8.500 punti come target. Insomma, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, c'è anche da in questo momento drizzare un po' le antenne, perché se è vero che la struttura portante di Piazza Affari è basata massivamente sull'andamento del settore finanziario bancario che sovrappesa il nostro indice, è altresì vero che in questo momento questa resistenza c'è e credo sia abbastanza visibile per tutti, il che probabilmente vi testimonia per quale motivo in questo momento ho una certa ritrosia ad essere, come dire, sovrapposizionato sul mercato. Da un lato i bei soldini li abbiamo già fatti, dall'altro qualche timido campanello, qualche warning sulla possibilità che il mercato possa proseguire in questa direzione oggettivamente c'è e credo non vada trascurato. Quindi direi semaforo verde su tutto, bancari in testa, semaforo verdissimo sul nostro indice, perché 21.760 pochi se lo sarebbero aspettato fino a qualche giorno fa. Ripeto e ribadisco, per quanto riguarda il nostro indice, c'è quest'area target quassù, io non ne vedo altre, probabilmente voi avete anche modelli di analisi alternativo al mio, io che lavoro solo con i grafici, l'unica cosa che riesco a tracciare è questa resistenza per il momento e mi sembra che chiami un target 22.500. C'è da dire e da aggiungere anche un altro fattore, molto probabilmente questa capacità di Piazza Affari palesata negli ultimi giorni, un po' di affrancarsi dall'andamento degli altri listini andrà un attimino ad attenuarsi. Cioè, oramai, dal punto di vista pratico, il governo c'è, ci sarà, è fatto, e quindi questo, diciamo, questo appeal straordinario del mercato andrà scemando. Quindi non si può considerare Piazza Affari come un movimento a sé stante, l'andamento in generale di Francoforte, dello Standard & Poor's 500, nei giorni a venire probabilmente sarà molto più seguito, molto più correlato a quello che farà Milano. Probabilmente Milano per qualche ora mantiene dei benefici di overperforming, evidentemente logici, ma dovrebbero secondo me andarsi ad attenuare nel tempo. Prescindendo da questa valutazione, poi finché Milano, e scaliamo in H4, quindi lo andiamo un attimino a guardare con i raggi X, prescindendo dalla dinamica di lungo, che peraltro è molto bella, Milano in H4 sta comunque costruendo una dinamica supportiva interessante, con delle aree abbastanza evidenti di supporto. Quando e qualora queste aree supportive venissero messe in discussione, parleremo di movimenti correttivi. Per il momento all'orizzonte non c'è nulla. È in preparazione, come vedete, anche in H4 una divergenza ribassista, ma finché non c'è il breakout del primo supporto che transita più o meno in area 21.550-21.5, direi che motivi per preoccuparsi, per quanto, ripeto, l'ipercomprato di breve sia palese, non ce ne sono. C'è da dire poi sul concetto di ipercomprato e ipervenduto che molto spesso confonde gli operatori. L'entrata di un indice, di un'azione, di un qualunque simbolo nelle fasce di prezzo di eccesso, l'entrata è una conferma della tendenza, non è già l'inversione della stessa. Molte persone, appena un grafico vede un oscillatore come l'RSI, come il CCI in forma oscillatore, sapete della duplice valenza dello stesso, appena il grafico entra in queste zone di eccesso, automaticamente iniziate ad andargli contro, a fare contrarian trend, no? Io sono uno dei primi
che adora il trading contrarian. Evidentemente le divergenze sono delle figure di inversione, però non è la prima volta che sottolineo questo aspetto. Fateci caso, fateci davvero caso, e credo sia giusto spendere qualche secondo. Peraltro questo è un argomento che discuteremo moltissimo nella Divergence Academy che parte a settembre, di cui fra un po' vi notizierò, però fateci caso che quando il mercato ha iniziato, ad esempio, faccio una banalizzazione, vedete, questa è l'entrata nella fase discendente che stiamo vedendo, è l'entrata del Commodity Channel Index, detto come oscillatore, in area meno 300 addirittura. Cioè quando il Commodity Channel Index è arrivato in zona meno 300, la maggior parte degli operatori banalmente inizia a dire il mercato ha corso troppo, al rialzo o al ribasso che sia. È una grandissima stupidaggine, perché quella è semplicemente la conferma di una direzionalità ben precisa. Tant'è che poi, nonostante il Commodity Channel Index inizi a scaricare l'eccesso, il mercato continua a scendere. E quando si concretizza la divergenza o quando l'eccesso fuoriesce dalle zone di ipervenduto, in questo caso, che si manifesta se ci sarà un'inversione della tendenza. Quindi non commettete l'errore, purtroppo molto diffuso, di leggere l'ipercomprato o l'ipervenduto immediatamente come forme logiche o pratiche di inversione. È un grandissimo errore e vi perdete tutto questo box direzionale che peraltro, se ci fate caso, nella tendenza complessiva è la parte più consistente. Quindi attenti a banalizzare gli oscillatori, perché l'oscillatore, allorquando entra in una zona di ipercomprato o di ipervenduto, sta confermando la tendenza. E quando ne fuoriesce, magari disegnando divergenza, magari costruendo delle figure tecniche di un certo tipo, che possiamo parlare di chiaramente trend invertito o in fase di inversione. Ma purtroppo devo constatare che la maggior parte delle persone che seguo nelle mie ordinarie dinamiche di coaching si butta a capofitto in trend contrarian non appena il mercato entra in una zona di ipercomprato. Vedete, anche nella divergenza ribassista precedente, il mercato è entrato in ipercomprato qui, in area 21,5, ha poi tirato fino a 22,3, quindi ha, diciamo, creato dei massimi crescenti sull'asse prezzi, testimoniando quanto vi sto appena dicendo, poi ha creato la divergenza, poi ha breccato il supporto dinamico, poi è sceso. Quindi state attenti a non dire, ok, è giusto avere un warning, è giusto guardare, è giusto iniziare a diventare conservativi. Se vogliamo, io preferisco trasferire a livello concettuale l'ingresso del mercato in una zona di ipercomprato e ipervenduto come un warning, cioè Pietro inizia a guardare cosa hai in portafoglio, se sei coerente dovresti essere, se stiamo andando in ipercomprato dovresti essere long e poi iniziare, perdonatemi, fra virgolette, a valutare qualche take profit, no? Qualche presa di beneficio, ma da lì a girarsi al rialzo, ragazzi miei, al ribasso, al rialzo, ragazzi miei, ne passa, vero Bruno, no? Quindi, esatto, molte volte, lo capisco, a livello anche psicologico è abbastanza evidente come situazione, molte volte, tipo adesso io lo vedo che il mercato è long, però vedo anche che siamo entrati in ipercomprato. Ora, sono lì a, come dire, a dibattermi fra l'assecondare ancora il trend e cercare di capire, come ho detto già in apertura, se questo ultima rampa la facciamo oppure se ci fermiamo prima e andiamo a decelerare verso 21,250. Ecco, direi che qui ci può essere un errore, fra virgolette, tattico di posizionamento, ma sicuro andare short qua è da folli. Anzi, qui bisognerebbe avere gli attributi per andare ulteriormente al rialzo o comunque per valutare dove ci siano chiaramente i presupposti degli ingressi operativi a favore della tendenza. Gianni mi scrive: ritieni importante la trend line 18 maggio 2007, 7 maggio 2018? Oh, non so neanche di che cosa stai parlando, però cerchiamo di capire di che cosa parli. Mi fa piacere che vogliate approfondire. Innanzitutto devo trovare la trend line 2007 addirittura. Farò una gran fatica, metto dei grafici di lungo e vediamo se riusciamo a capirci. Allora, tu probabilmente prendi il picco del 18 maggio 2007, ossia questo, immagino, e lo associ con il 7 maggio del 2018. Giusto? Mi correggi? Sto cercando di tracciare in diretta quello di cui parli. Più o meno questa roba qua. Mi confermi, Gianni? Allora, devo dire che la tua analisi, onestamente, mi lascia un attimino perplesso perché
Se è vero che questo picco che tu mi fai rilevare quassù è sicuramente un massimo più che significativo, è altresì vero che poi nella tua analisi ignoriamo tante altre zone prezzo che sono state interessanti. Io quando faccio analisi di ampio respiro cerco sempre di guardare le macrostrutture. Onestamente, se vado così indietro nel tempo, io sono portato a tracciare più un grafico in questo modo, Gianni, cioè prendermi davvero le due matrici portanti di questo grafico. E le due matrici portanti mi indicano 33.000. Cioè, per assurdo, se devo, come dire, contestualizzare l'analisi a quello che mi serve in questo momento, probabilmente, visto che l'obiettivo 33.000 è un qualcosa di cui è inutile parlare adesso, vado un attimino a restringere il mio raggio di azione e posso, altresì trovare significativa questa zona prezzi, ad esempio. Mi sembra che sia stata, molto lavorata dal mercato. Insomma, cerco di non lasciare al mercato, sull'asse grafico troppi punti di osservazione inesplorati. Quindi credo che, la tua idea non mi convince molto, sono onesto. Altresì, avendomi tu portato ad analizzare un grafico di lungo, credo che sia interessante e magari condivisibile, ma questo lo sapete voi, l'idea che il mercato abbia una base statica quasi formidabile. Chiedo scusa un attimo. Quindi scusatemi, ritornando a questa osservazione, mi sembra che sia interessante, al di là delle valutazioni di medio breve che sto facendo, ci sia da pensare, al di là della prima proiezione che ho fatto poc'anzi, che un vero tappo del mercato sia in 24,5, 24 e qualcosa, ma ripeto, guardando grafici di lungo. Poi però l'esperienza mi insegna che troppo indietro nel tempo non è giusto andare, o meglio, sono d'accordo con te che se mai arrivassimo su questa resistenza che ho qui tracciato, sicuramente qui la vede il mondo, quindi lì è giusto prepararsi a un'azione di grande reattività e quant'altro. Altrimenti faccio fatica e consiglio a tutti di portarsi su un asse temporale che vede più partecipanti nell'osservazione. Quindi sicuramente un grafico giornaliero, sicuramente non andare più indietro di un anno e mezzo e cercare un po' quella che è la struttura realmente operativa, quindi ritornare un po' all'humus del mercato. Sappiamo tutti che il precedente massimo relativo importante è 24,5, sappiamo tutti che quassù c'è qualcosa, però perché parlarne adesso? Ne parleremo a tempo debito. Per ora cerchiamo di trovare quei riferimenti tecnico-grafici che possano avere una maggiore valenza. Onestamente, e chiudo, il tuo riferimento mi sembra troppo lontano nel tempo e credo che questo lo renda meno valido, perché non lo vedranno in tanti. La forza di un'analisi basata su fattori molto semplicistici, se volete, come supporti e resistenze, è la contestualità dell'analisi da parte di molte persone. Allorquando riusciamo solo noi a trovare o a vedere un'area supporto barra resistenza, questa analisi ha meno partecipanti e quindi probabilmente barra potenzialmente diventa meno produttiva. Scusate se vi ho annoiato con questa piccola dissertazione di analisi tecnica, ma diciamo che c'erano degli spunti interessanti. Ringrazio tutti per il vostro contributo. Sandro dice: a breve con il PDTA, sì, è vero, grazie Sandro. Vedete, sto finendo i test, o meglio, oramai ci siamo. Questo è l'azionario Italia in MT4 con il PDTA applicato. Io ci sto già lavorando, fra un po' sarà anche a vostra disposizione. Quindi finalmente usiamo le azioni, non i CFD sulla MT4 e possiamo montarci le meccanizzazioni. E devo dire che questo sarà un grande vantaggio operativo per noi tutti. Quindi, tempo al tempo, ci stiamo arrivando all'ottimizzazione assoluta di questo modo di lavorare sui mercati. Poi c'è Massimo, che è peraltro un contributore instancabile del gruppo Traders, e lo ringrazio. E dice: anni fa ho preso una bella scoppola intestardendomi su una posizione solo guardando l'ipercomprato sull'RSI. Da allora in poi questo indicatore non lo guardo più neanche a pagamento. Non è una chiave di lettura che posso condividere nella seconda parte, perché anche l'RSI ha le sue qualità, anche se io lo uso pochissimo. Sono però d'accordissimo con te che a volte intestardirsi su un'idea basata su un concetto ipercomprato e ipervenduto può non solo generare perdite, ma anche, perché è una perdita, non generare profitti. Quindi dal punto di vista pratico è un bel parlare. Massimo stesso sottolinea 22.250 come area statica, presumo sia più o meno questa zona qui, sì, è la zona dei massimi precedenti, sì.
vedremo e parleremo. In questo momento, ripeto, il mio schema grafico sul nostro indice oggettivamente è questo. Detto ciò, è giusto confrontare lo schema grafico con lo schema, come dire, teorico, quindi vedere a livello intermarket che cosa sta succedendo. E la cosa più, se vogliamo, più eclatante che vediamo da ieri è una perdita di coerenza sull'area euro-dollaro, sull'area dollaro, perché stiamo assistendo, vedete il DAX come tira, a mercati in accelerazione, con un euro-dollaro che tutto sommato è anch'esso in recupero. Peraltro l'euro-dollaro ieri, che veramente anche con il PDTA non regala grandi soddisfazioni perché è un trend ribassista quasi infinito, e come vedete l'euro-dollaro ieri ha regalato una bella divergenza sia sull'euro-dollaro sia sulla sterlina. Ieri quando tutti in maniera direi anche condivisibile si interrogavano sul futuro della sterlina, per ritornare al ragionamento di ragionare sui grafici e lasciar perdere il resto. Guardate che bella divergenza è scattata in H4 ieri sulla sterlina, quando la sterlina ha rotto area 1,20 e quindi tutti hanno parlato in maniera eclatante dell'imminente crollo del Regno Unito. Quando la sterlina ha rotto area 1,20, tacchete, si è presentata una bellissima divergenza rialzista. E faccio ancora notare questo aspetto sul concetto di ipervenduto. Vedete, la sterlina è entrata in ipervenduto qui. Poi ha continuato a rimanere in ipervenduto e ha continuato a scivolare. Solo quando è arrivata la divergenza c'è stato l'innesco rialzista, chiaramente anche la rottura della zero line, eccetera, eccetera, eccetera. Sto anticipando troppa roba del futuro coaching sulle divergenze oggi, ma questa è passione, spero me la perdonerete. Vi dicevo, a livello intermarket, in questo momento non vedo un allineamento logico dollaro-mercati, perché vedo comunque un euro-dollaro in buon recupero, il che vuol dire dollari venduti, ma vedo in maniera direi evidente una sparata rialzista dell'azionario, quantomeno quello di matrice europea. È vero che gli americani hanno perso ieri anche pesantemente, però stamattina Asia e tutto il resto sono bullish, quindi mi sembra strano che l'euro riesca a mantenersi sui massimi assoluti e a proseguire nella sua accelerazione. C'è da dire invece a restituzione della coerenza intermarket che sempre cerco, e qui devo ringraziare il buon Ivan, non so se è collegato, perché ieri abbiamo fatto un'operazione di trading, devo dire, grazie a lui. Ecco, questo è come funziona il team, il gruppo, il lavoro di gruppo. Ivan è una delle persone che mi è più vicina, è uno dei miei, mi permetto di dire, allievi. Ieri, mentre io ero a passeggio, mi ha parlato di uno short gold, e io gli ho dato retta e devo dire che sta funzionando bene. Quindi gli faccio assolutamente i complimenti. Prescindendo da questo chiacchiericcio, diciamo così, operativo, c'è da dire che il gold a livello pratico è un asse in questo momento coerente con quello che osserviamo, perché abbiamo un gold in decelerazione e chiaramente un bene non rifugio come il DAX in accelerazione rialzista. Quindi per ora c'è coerenza. Ora dico, dove chiuderemo questo short gold? Non lo so, non mi sembra che siano supporti particolarmente significativi. Questa operazione, che nasce come operazione di trading, può diventare qualcosa di più interessante se l'azionario continua a tirare, perché a quel punto il gold, come vedete, di spazio a scendere ne ha abbastanza. Però il gold è un bene super long nel lungo termine. Ritornando all'euro-dollaro, mi sembra evidente la divergenza rialzista con cui ieri è partito al rialzo. Abbiamo due tappe che qui vedete già rappresentate. Possiamo tentare un test di area 1.10.25, che era il vecchio minimo assoluto di medio breve, quindi un minimo significativo, superato il quale, secondo me, andiamo verso questo crocevia di trend line in zona 1.10.80, dove passa sia un'ipotesi pullback ribassista, sia una resistenza dinamica a questo punto consolidata. Perché volendo fare un po' di pulizia sul grafico, credo, o meglio, volendo consolidare questa analisi grafica, mi sembra che questa resistenza dinamica meriti attenzione. Quindi questo crocevia di linee mi interessa. Nelle prossime ore guarderò con attenzione quest'area di resistenza statica, questa eventuale zona pullback, e perché no, se a livello temporale va a coincidere, quel crocevia di trend line. È lì che farò delle valutazioni. C'è da sottolineare che l'euro-dollaro in questo momento è anche, oltre che in divergenza rialzista H4, è anche in breakout di area zero line SCI. Quindi quando ritorniamo a leggere l'indicatore barra oscillatore in maniera attiva e secondo me coerente, questo è un movimento sano da parte dell'euro-dollaro.
Il buon Riccardo, che saluto e abbraccio, un altro del nostro magico team, fa notare anche, e lo ringrazio per avermelo ricordato, che se è vero che il Gold è in una fase correttiva di breve, è altresì vero che ha una divergenza ribassista grande come una casa nel lungo. Questo è vero, è altresì vero che il Gold è diventato un asset long, lo sappiamo Riccardo, da quando ha rotto questa resistenza su cui ci siamo confrontati in anticipo per tantissimo tempo, quindi è un asset oramai strategicamente rialzista che abbia delle, come dire, degli eccessi mostruosi, non c'è dubbio. Peraltro il gold è ancora una volta la consacrazione di quanto vi ho appena detto in maniera forse troppo insistente oggi sul concetto di per comprato e per venduto, veramente didattica. Guardate quanto tempo il gold ha passato in ipercomprato. Cioè, se una persona, e purtroppo molti lo hanno fatto, si metteva a shortare long il gold appena entrato in ipercomprato, si beccava in faccia tutto questo trend, che non è divertentissimo. Quindi attenzione ad usare indicatori oscillatori in maniera corretta e adeguata, perché poi non si può dire che l'analisi tecnica non funziona se l'applicazione della stessa non è fatta come il Signore comanda. Peraltro, anche sul giornaliero, dove ho appena scalato, vedete, c'è divergenza ribassista sempre sul gold. Quindi si conferma questa potenziale. Perché è così importante oggi ragionare sul gold? Perché se è vero che i mercati vivono di correlazioni risk on risk off, il gold potrebbe mettere a segno una buona correzione. E se il gold corregge, l'azionario continua a salire. E non mi sembra oggi che, almeno per il momento, Francoforte abbia voglia di fermarsi. Davvero in grande tiro, anzi vedo qui l'eurodollaro che adesso disegna una piccola candela di decelerazione. Una conferma verrà dal dollaro yen o no? Ecco, vedete, quando vi dicevo che oggi c'è un movimento incoerente da parte proprio dell'asse euro-dollaro, è perché tutto sommato, se poi guardiamo il dollaro contro yen, sta salendo. Cioè, io oggi vedo coerenza nel gold candela ribassista, coerenza nel DAX candela rialzista. Coerenza, direi, in dollaro yen che da 12 ore sta salendo. Quindi chi manca all'appello, chi apparentemente sta mentendo è l'euro-dollaro. Quindi nell'ambito della giornata odierna, o l'euro ritorna sui suoi passi e dichiara il rimbalzo è stato un bluff, se ne avete approfittato tiratevi fuori e quindi riprende a scendere, il che non sarebbe neanche, come dire, clamoroso, il che dà ancora respiro al rialzo all'azionario, o succede esattamente il contrario. Io non credo che questo disallineamento fra euro-dollaro e il resto dei mercati possa durare all'infinito. A mia memoria, di solito rientra in tempi doverosamente brevi. Quindi lo ripeto e lo ribadisco, a livello intermarket, gold che scende, DAX che sale, dollaro-yen che sale sono perfetti. Questo signore qua potenzialmente è fuori asse. Ora, o rientra in asse lui, il che vuol dire che si mette a scendere, o rientra in asse gli altri, il che vuol dire che l'euro continua a salire, il gold inverte al rialzo, il DAX inverte al ribasso, il dollaro yen inverte al ribasso. Lo scopriremo probabilmente nelle ore a venire, perché non può normalmente persistere un atteggiamento di questo tipo. Un'occhiata doverosa direi anche al petrolio. Un petrolio che vedete è davvero, a volte bisogna imparare quando star fermi sul mercato, no? O meglio, bisogna trovare anche delle motivazioni per stare fermi, perché la cosa più difficile per un trader è non fare nulla, perché a cliccare non c'è mai problema. Dal punto di vista pratico, vedete, questo è il grafico del petrolio. Io ho deciso che finché il petrolio, ma giusto o sbagliata che sia, è la mia scelta, finché il petrolio non mi viene fuori da questo triangolo, avete visto il box di uscita qui o di uscita qui, io non lavoro il petrolio. Non lavoro il petrolio vuol dire anche che non lo considero, non considero interessante anche investire long o short su eventuali asset correlati, tipo Eni, Saipem e quant'altro. Perché? Perché per me questo è trading range, è una congestione, non riesco a venire fuori da una lettura di congestione dell'asset petrolio, perdonatemi, e quindi per il momento non vedo perché ci devo mettere dei soldini, ci devo mettere del rischio. Non lo trovo interessante, trovo più interessante sicuramente altre configurazioni tecniche. Vado avanti guardando dei grafici che avevamo salvato, bellissima, guardate che questo grafico è davvero molto bello. Ho tradato la parte AMA, non la B, lo dico subito, ho tradato la divergenza rialzista di Euro AUD, che ha funzionato oltre le mie aspettative, purtroppo già qui mi sono sganciato e invece ha continuato a salire.
La cosa bella è poi vedere apparire col nostro indicatore la divergenza ribassista e vederlo tornare verso il basso. Tutto qua, mera osservazione. Dollaro australiano, da ieri in verità su tutta l'area Australia-Nuova Zelanda c'è un fermento, cioè dopo una discesa mostruosa e persistente, ieri iniziavo a vedere dei tentativi di inversione. Casualmente, e mi accetterete il concetto di casuale, questa inversione arriva in divergenza rialzista anche sull'australiano, quindi attenzione, sono scesi non in maniera casuale, perché era, come già detto nel precedente Market Talk, era una volontà della Banca Centrale, New Zealand e Australia, deprezzare, quindi svalutare. Ora però mi sembra che ci siano dei segnali di potenziale inversione interessanti, quindi occhio a mantenere posizioni short su Australia e Nuova Zelanda. Euro-GBP è qui un bel parlare, sapete che ci sono grandi rumors, pare che anche gli inglesi andranno alle elezioni anticipate di nuovo, perché il buon Boris è stato pizzicato e massacrato ieri a livello parlamentare, ha perso la maggioranza, quindi gli inglesi a quanto pare fanno di tutto per non uscire dall'euro o comunque per non uscirci senza un accordo, il che mi sembra interessante. La figura tecnica è sempre la stessa, il grande doppio massimo in area 93 e la fase di discesa che sta seguendo. Però è evidente che su questo grafico oggi le variabili esterne di condizionamento, vedi appunto Brexit, ritornano ad essere consistenti. Onestamente, quando è così, preferisco non metterci le mani. Questa invece è la sterlina che, come vi avevo fatto vedere prima, in H4 ha dato una divergenza rialzista ieri quando tutti tremavano. Prescindendo da quella visione, c'è da dire che confermo sulla sterlina la validità di questa grande resistenza. È bellissima, è perfetta, è precisa. Se dovessi guardare un qualcosa che gli operatori terranno ben presente nelle ore a venire, sarà questa resistenza. Quindi, prescindendo dalla divergenza rialzista in H4 che ha generato, o meglio, anticipato questo rimbalzo, mi sembra davvero interessante ricordarvi che quando la sterlina andrà ad impattare questa trend line, al momento più o meno in zona 1,2240, 1,2250, insomma, quando arriviamo su questa trend line blu, state attenti perché sarà un punto nevralgico dell'evoluzione di questo grafico. Abbiamo sempre detto che ci sono le valute rifugio come franco svizzero, e in questo caso dollaro franco svizzero. Si conferma che il mercato è bullish perché franco svizzero non recupera terreno. Ahimè, per noi che viviamo qui il cambio non, diciamo, peggiora in questi casi, evidentemente. Lo Standard & Poor's, doverosamente, vedete, sciacquone ribassista ieri, poi con la overperformance degli asiatici si è messo a ritirare verso l'alto. Rimane sempre il baluardo di cui abbiamo già parlato, area 2945 punti, questa bellissima area statica che fa da tappo. Immaginate cosa fa Piazza Affari se per assurdo lo Standard & Poor's rompe anche al rialzo, perché è un po' l'indice che manca all'appello. Anche, vedete, questo è il Nasdaq, vi ricordate? Anche questo grafico lo abbiamo strutturato, direi, benino nell'ultimo Market Talk, da cui vengono fuori, penso, mi confermerete o meno, buoni, come dire, concetti da osservare, buoni riferimenti. Mi sembra che la trasmissione vi dia dei riferimenti abbastanza interessanti, servono a me, ma forse anche a voi. Ribadisco su Nasdaq, area 7760, come tappo, li chiamo tappi perché sono delle resistenze che evidentemente stanno impedendo un'ulteriore fase di allungo. Vediamo che altri grafici avevo salvato. Euro-yen, vedete ancora l'euro. Ad esempio, se è vero che euro-dollaro sta rimbalzando benino, è altrettanto vero che contro altre valute invece è al palo. Quindi l'euro sta recuperando sicuramente per due motivi. Da un lato, direi preminente, l'idea che l'Inghilterra non esca o esca pagando, quindi Brexit con il deal o addirittura no Brexit, e questo chiaramente dà dei benefici alla valuta nostrana, dall'altro probabilmente anche il mutato clima politico italiano tende a sostenere l'area euro in generale. Questo non si riflette in un posizionamento che esula dal binomio euro-dollaro, perché vedete contro yen, nonostante la divergenza in formazione, continuiamo a soffrire. Lo stesso fa sterlina yen, che ieri quando il mercato ha esagerato andando sotto 1,20 contro dollaro, ha fatto però il doppio minimo. Guardatela sta roba qua. Sterlina yen, ieri mentre la sterlina contro dollaro faceva
il breakout di 1,20 per poi rientrare, sterlina ieri, che ha una, diciamo, sembrerebbe avere una propensione a recuperare, ieri ha fatto doppio minimo, quindi consolida l'idea che sterlina yen possa essere un asset molto interessante nei mesi a venire. Questo è un grafico con una scala temporale weekly, quindi di lungo, e alla divergenza rialzista si unisce anche il doppio minimo. Il che mi fa pensare che se sterlina yen riesce a superare questa resistenza, è un asset su cui puntare in un termine, ma ripeto, senza leva. Qualcosina da comprare probabilmente ci sta. USD CAD in questo caso, se il petrolio non rimbalza, USD CAD non va da nessuna parte. Avevamo guardate la falsa mossa, questo statico per alcuni giorni, lo ha bucato per 2 giorni e poi è rientrato dentro. Quindi davvero un grande classico falso breakout, il che mi fa pensare, come tutti i falsi breakout, che USD CAD scenderà. E infine New Zealand, vi parlavo della riaccelerazione rialzista dell'Australia, il New Zealand non si è fatto pregare e a differenza dell'Australia è molto bella e molto netta la perforazione rialzista di questa lunga trend line discendente. C'è da lavorare. Sì, Massimo, confermo, in euro yen in H4, Massimo come sempre super attento, eccolo qua, c'è divergenza rialzista, la confermo, scusate, ma è un asse temporale che non stavo guardando, sì, sta tentando il recupero in divergenza rialzista. Bene, ci ho detto. E andando a ripulire un attimino da troppi grafici che adesso sono proiettati sul mio monitor, ritorniamo alla struttura portante. Il quesito da porsi oggi è: questo signore qui mente, rientra? O sono gli altri che hanno fatto un movimento estemporaneo e ritornano sui loro passi? Il rapporto di forze 3 a 1 indicherebbe che è l'euro quello che sbaglio. Lo scopriremo probabilmente nelle prossime volte. Detto ciò, direi che su Piazza Affari tutto prosegue in coerenza con quanto avvenuto. Il titolo migliore di oggi è Pirelli. C'è da dire che c'è un'azienda che evidentemente beneficerà alla grande, che non guardiamo da una vita, perché insomma per un po' è entrata fuori dai radar, no? Ne hanno fatte di cotte e di crude, e Monte dei Paschi di Siena. Perché evidentemente adesso ci può essere un'interpretazione più o meno cattiva, non lo so, però evidentemente col ritorno del PD al governo questa banca, insomma, qualche aiutino se lo può aspettare. Guardate anche oggi a testimonianza di quanto ho appena detto, più 5,40, proprio brilla, brilla, brilla alla grande. Niente, vi lascio a voi le dovute considerazioni. Fra le stelle di oggi, chi era rimasto indietro? Sicuramente Pirelli, erano diversi giorni che parlavamo del fatto che non se la filasse nessuno. Atlantia, e qui starei sempre attento perché non so fino a che punto possiamo ipotizzare che non salti qualcosa contro Atlantia col nuovo governo fondato. Moncler, sempre in recupero. Banco BPM, che mantiene, io sono andato short sotto 1,90, l'ho chiusa l'altro giorno, potevo aspettare un po' con un buon guadagno, e vedete perché? Perché lo sapevo che era una short di breve, con la quale l'operazione chiusa con un più 2,63, niente di particolare, uno shortino veloce per divertirsi, e penso sempre che possa fare 1,90 e toccare la resistenza. Bene, anche Azimut, forse ho avuto un po' di fretta stamattina. Però ripeto, per me il mercato in questo momento è troppo condizionato da variabili esterne. Spero si depuri di questa volatilità, come dire, innaturale, inusuale. C'è Fineco più del 41. Ieri non so chi mi chiedeva, per te non è short Fineco? Bah, se guardiamo il grafico di lungo, quindi giornaliero, è semplicemente un casino perché fa avanti e dietro. Se avessimo osservato il grafico H4, l'idea che Fineco potesse avere ieri abbandonato in divergenza ribassista quest'area supportiva ci stava tutta, assolutamente. Dipende poi dall'asse temporale che si va ad utilizzare. Io preferisco sull'azionario muovermi senza leva e guardare i grafici giornalieri. Mi evitano tanti errori. Voi direte, ma così a volte sei in ritardo. Ragazzi miei, squadra che vince non si tocca, finché faccio il 25% io non cambio. Poste Italiana, nuovo record storico,
quando le comprammo in area 9 lo dissi che era un acquistone, così è stato, bene anche Unicredit evidentemente, ma tutto il sistema sta brillando che sembra direzionato verso area 11. C'è qualcosa di negativo oggi? Direi di no, la stessa Eni guadagna solo lo 0,50, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il mercato in forte tendenza rialzista, non c'è alcuna ombra di dubbio, bisogna solo capire adesso se e quando ci sarà una eventuale fisiologica fase di presa di beneficio per poter capire come approfittarne. Vi lascio con una info che sarà corredata da dettagli più tardi. Nasce la Pacello Divergence Academy, noi stiamo preparando una serie di incontri per chi ama il mondo delle divergenze che saranno divulgati sia in forma live che in streaming. Live si intenda presso i nostri uffici, la nostra trading room che abbiamo allestita, anche molto carina, la vedrete a breve qui a Lugano, ma se non si ha la voglia o la possibilità di venire in loco, potrete seguire tutto con una qualità di streaming che garantiamo sarà molto elevata. Quindi partiranno questi quattro cicli mensili di 2 giornate, ogni giornata 8 ore di trading con le divergenze, di educational. Quindi live trading ed educational sulle divergenze, faremo un appuntamento a settembre, 1 ottobre, 1 novembre, 1 dicembre per andare a certificare dei nuovi trader divergenti. Vi informeremo in maniera approfondita nel prosieguo della giornata, stiamo preparando un'email che va anche a riepilogare quello che sarà il mio approccio in generale in termini di servizi ai mercati. La novità appunto è questa, la Pacello Divergence Academy, anche perché continuo a vedere rinomati e conosciuti colleghi che oramai si spendono le divergenze come se niente fosse, e mi sembra insomma che sia giusto riportare come dire, il pallino nella giusta posizione, perché se c'è qualcuno che ha iniziato a parlare, a usare più che parlare, perché molti parlano le divergenze, quello è sottoscritto. Quindi forza sulle divergenze, siete in tanti, appassionatissimi, mi voglio confrontare mensilmente in una sessione full di 2 giorni con voi. Parte anche novità assoluta sulle stesse caratteristiche identiche, quindi strutturalmente la stessa cosa. Il servizio azionario Italia verrà affiancato dal servizio Forex Indice and Commodities, quindi segnali operativi anche su DAX, euro, dollaro, sterlina e quant'altro, ma con un orizzonte temporale daily, quindi posizioni non troppo aggressive, non di scalping, ancora una volta senza leva finanziaria, questo per permettervi la trasparenza di un confronto fra risultati, tra quello che si dice e quello che effettivamente si fa. Quindi questa è la seconda novità, parte anche Forex Indice and Commodities come segnalazioni operative. E faremo anche, grazie al mio collega che è qua, Carlo Cordara, vi regaleremo una sessione di quattro webinar dedicate al mondo MT4, perché la cosa assurda che continuo a vedere, che c'è gente che fa dei corsi avanzatissimi di programmazione, di expert e quant'altro, però poi non sanno cos'è la MT4, il che mi sembra follia allo stato puro. E quindi noi che vogliamo fare comunque formazione di qualità, faremo questo corso sulla MT4. Insomma, le grandi novità sono queste. Ah, infine, vi piace Market Talk? Mi date un feedback? Vedo che oggi siete 75 persone collegate, penso che vi piace. Beh, la pappa è finita perché io mi sono stufato di avere pacche sulle spalle. Market Talk rimane, per l'amor di Dio, rientrerà in un pacchetto bundle di chi ha comprato qualche servizio, che siano i segnali o quant'altro, perché il Market Talk Free, se rimane, rimane una volta alla settimana. Se volete seguire negli altri giorni Market Talk perché lo ritenete interessante, altrimenti giustamente non lo farete, dovrete pagare un modesto canone di abbonamento. Quindi non vogliamo pacche sulle spalle, non vogliamo sentirci dire grazie Pietro, io vi voglio davvero vedere affiliati a questo mondo delle divergenze perché vi può dare grandi soddisfazioni. Quindi voglio da parte vostra una risposta assolutamente concreta. Per chi Giovanni ed altri come voi ha sottoscritto il pacchetto chiaramente di servizio azionario o Forex, sia oggi che in futuro, evidentemente Market Talk è una componente fondamentale. Market Talk è il modo con cui io parlo con voi. A me piace parlare con voi, a me piace chiacchierare con voi di mercati. Voglio farlo però con chi mi segue in un percorso. Non voglio continuarlo a fare ad alte spanne. Ci sono troppe trasmissioni. Dovete scegliere quale seguire.
Allora, se è vero che adesso chiudete qua e andate a seguire un'altra persona che vi parla in maniera generalizzante dei mercati, bene, è un vostro diritto farlo, ma se entrate in aula con me, pagate per farlo. Mi dispiace, ma questa è la matrice con cui porterò avanti il mio lavoro in futuro. Quindi, ripeto, la grande novità, preparatevi, vi piacciono le divergenze? Bene, avrete 4 sessioni da qui a dicembre per viverle, lavorarle, imparare a lavorarle insieme al sottoscritto. Ci saranno poi segnali Forex, indice e commodities che vanno ad affiancare quelli sull'azionario e Market Talk che viene ristrutturato. C'è anche un'altra novità in verità, ma lo sto ancora preparando, non voglio anticiparvela, vi piacerà tantissimo perché è un qualcosa che sono sicuro catturerà anche questa la vostra attenzione, ma ve ne parlerò a tempo debito. Per ora i tasselli fondamentali sono questi e li portiamo avanti con grande coraggio e determinazione. Vorrà dire che in Market Talk saremo molti di meno. Bene, mi piace guardare la lista dei partecipanti e dire questo lo conosco. Io se guardo questa lista oggi, vedo Alberto non so chi sia, Aldo non so chi sia, Angelo non so chi sia, o meglio, ha fatto un test per l'Azionario Italia e ora si guarda Market Talk, ma l'Azionario Italia non l'ho fatto. Antonio non so chi sia, quest'altro Antonio neanche. A parte i nomi di fantasia, con cui mi permetto di salutare anche qualche collega, sicuramente in ascolto, insomma, c'è troppa gente che non conosco, e se volete, ripeto, ma davvero per me è una forma, importante, no? È come il libro sta andando alla grande ed è stato iniziato a vendere nel 2015. Io vi voglio vedere con me, sarà un prezzo percorribile e sarà assolutamente invece gratuito, come sempre, per chi ha già comprato o ha comprato servizi di una certa entità come l'Azionario Italia o Forex Indice Commodities, ma vi darò i dettagli in futuro. Se invece siete qua giusto per una mera osservazione a volo radente ogni tanto per scaldare la poltrona, mi dispiace, ma io lavoro, questo per me è il lavoro e voglio che il lavoro venga rispettato. Vi voglio bene tutti, i like fanno piacere, ma i like poi devono diventare qualcosa di più consistente e concreto. Buona giornata, ciao ragazzi, all the best.